Salve, se abitate a Civitavecchia avrete sentito da oltre 3 anni questo termine abbastanza inflazionato, uso civico. Cos'è l'uso civico? L'uso civico è un vincolo di origine medievale che stabilisce che le terre gravate da questo vincolo appartengono alla collettività. Cosa significa di fatto nella realtà? È successo che a dicembre del 2014 alcuni dei 5.000 ciudadchiesi coinvolti in questa vicenda, perché a questi non è stato mai notificato che c'era un atto che li riguardava, dicevo, alcuni di questi 5.000 ciudadchiesi che avevano necessità di vendere il proprio appartamento oppure di surrogare il mutuo, cioè di modificare i tassi di interesse del mutuo per le condizioni favorevoli che si erano determinate a seguito di questa crisi economica mondiale, gli è stato impedito, nonostante il proprio appartamento fosse stato regolarmente acquistato o regolarmente rogitato davanti a un notaio. L'Agraria ha riesumato questa sentenza nei confronti dei cittadini e poteva benissimo non farlo. Cosa significava quindi? Che i cittadini, per poter disporre del proprio appartamento, per poterlo commercializzare, dovevano pagare l'affrancazione, cioè dovevano dare una cifra per liberare da questo vincolo e oltre a questa somma, che tra l'altro non era irrilevante, bisognava anche aggiungere i costi burocratici e costi peritali. Pensate che a un palazzo, all'inizio del 2015, è stato persino chiesto come tariffa per la Maprizia oltre 15.000 euro, un semplice palazzo di 30 condomini. Un amico, allora, mi chiese di interessarmi della vicenda e così, insieme ad alcuni cittadini coinvolti, ci siamo messi a studiare tutta la questione e siamo andati alla ricerca di atti pubblici che abbiamo trovato nell'archivio di Stato, anzi nelle sedi dell'archivio di Stato, i quali in modo inconfutabile dimostrano che l'inesistenza degli usi civici. Ad esempio, su queste terre nei confronti del quale l'Agraria dichiara la presenza degli usi civici, nel 1916 una stessa causa sulle stesse terre e sulle stesse tenute aveva dichiarato l'inesistenza degli usi civici. Questo per farvi capire quante anomalie ci sono su questa vicenda, quante illegittimità sono state compiute e quanti danni poi sono stati arrecati ai cittadini in modo ingiusto. L'Associazione Agraria ha sempre snobbato le nostre ricerche. I nostri inviti di analizzare con noi gli atti pubblici che avevamo trovato sono sempre caduti nel vuoto. Lo stesso comune allora si dichiarò incompetente e con un atto di giunta approvò la perimetrazione che aveva prodotto l'Agraria riguardo i terreni che erano vincolati. La Regione invece, ai nostri inviti di esaminare con noi questi atti che avevamo trovato, ha risposto solo approvando una linea che era quella di dire pagate meno perché vi facciamo delle leggi che riducono il costo della francazione in virtù di sconti che applichiamo, ma pagate. E questa linea è stata completamente annullata da una sentenza della Corte Costituzionale del 31 maggio che ha dichiarato appunto incostituzionale questi sconti che venivano applicati. In sostanza, chi tra l'altro aveva eseguito degli atti di vendita e comunque a seguito di affrancazioni realizzate con quelle leggi regionali, ebbene, il nuovo acquirente si trova al punto di partenza, cioè nel senso che su quella casa, su quell'immobile, grava ancora il vincolo di uso civico. Abbandonati dall'istituzione, io insieme ad altri 80 cittadini, abbiamo quindi deciso di ricorrere al competente tribunale e quindi abbiamo promosso delle cause chiedendo appunto di esaminare la vicenda perché secondo gli atti pubblici di cui siamo in possesso il vincolo in realtà non ci riguarda.
Abbiamo citato in giudizio anche la regione e il comune. Il comune non si è mai presentato, solo ultimamente, dopo la vicenda del Parco Antonelli, che ricorderete, dove ci fu un diverbio tra l'agraria e il comune, ebbene, il comune finalmente ha deciso di intervenire anche lei nella causa, a favore, a fianco dei cittadini, e adesso il proprio perito è impegnato alla ricerca di atti e comunque all'analisi di tutta la vicenda per fornire la sua tesi. In questi ricorsi e durante questi 3 anni abbiamo dovuto fronteggiare un'agraria che non ha avuto un atteggiamento istituzionale, ma molto partecipato. Invece di essere interessata anche lei a che la verità uscisse fuori e che soprattutto fosse fatto giustizia nei confronti dei cittadini che intanto avevano subito e hanno subito una serie di illegittimità anche nel post sentenza, subendo dei danni economici. Invece abbiamo trovato un'agraria aggressiva che non voleva far luce su quello che, sulle questioni che ponevamo e sulla vicenda intera, visto che c'erano tante ombre sulla sentenza del 1990. Tant'è vero che questo atteggiamento ostile è culminato nel ricusare il giudice, cioè significa che hanno contestato il giudice dicendo che il giudice quasi ci desse ragione a priori senza che i documenti fossero e gli atti pubblici fossero esaminati. Il 13 settembre scorso l'agraria, in un'assemblea pubblica, ha presentato una nuova perimetrazione redatta da un nuovo perito che restringe l'area interessata dai vincoli di uso civico. Per far capire quali sono le aree che sono state escluse, immaginate una linea immaginaria che parta dalla parte inferiore della caserma Piave e si sviluppa verso Tarquinia in modo parallelo alla mediana. Tutte le aree che si trovano sopra questa linea rimangono gravate da uso civico, tutte quelle che sono sotto e che erano state dichiarate dalla precedente perita vincolate, adesso sono rimaste svincolate. Naturalmente questa nuova perimetrazione, affinché sia operativa, sarà necessario l'avallo della regione e per fare questo ci vorranno i tempi tecnici. Torniamo all'assemblea pubblica del 13 settembre e analizziamo il comportamento dell'agraria. In quell'assemblea l'agraria ha usato solo toni boriosi, vantandosi di questa nuova perimetrazione dove si riducevano i cittadini vincolati, dimenticando però che in questa situazione ci ha calato lei. Lei ha voluto inserire tutti i cittadini, nonostante questi potevano anche non essere coinvolti perché la sentenza non c'è mai stata notificata come prevede la legge. E ancora, in quell'assemblea fu detto dal presidente che il giorno dopo si poteva andare a consultare la nuova perimetrazione, cosa che invece non ha corrisposto a verità, perché alcuni cittadini sono andati e gli è stato riferito che la nuova perimetrazione era ancora segretata. Ed ancora, recentemente, nella prima settimana di ottobre, l'assessore del Mirani ha rilasciato un'intervista alla pagina del Messaggero Locale, nella quale si dice: secondo indiscrezioni, le conclusioni a cui è giunto Morici sarebbero le stesse alle quali era arrivato anche il perito nominato dal comune, e le tesi dei due in aggiunta sarebbero supportate da ulteriori documenti che il Comitato Cittadino per gli Usi Civici ha consegnato al commissario regionale, che a novembre si esprimerà sulle cause. E questo è falso, perché è vero che i tre periti, o comunque le tre parti, coincidono sulla perimetrazione, cioè i terreni che sono rimasti vincolati, siamo d'accordo che sono quelli come estensione, ma non sono sulla qualità, perché il perito dell'agraria sostiene e dichiara che ci sono degli usi civici del tipo del demanio collettivo.
il quale significa che se i cittadini dovranno affrancare quel vincolo, per poter disporre del proprio appartamento dovranno pagare cifre che non saranno più quelle che pagavano prima con le leggi regionali, perché non ci saranno più gli sconti, cioè dovranno ricomprarsi il terreno ai prezzi attuali. Questo è quello che potrebbe, lo scenario che potrebbe succedere. Diversamente, il perito del comune arriva a una dichiarazione secondo cui non esiste il demanio collettivo su quei terreni, tutt'al più una servitù di pascolo, cosa che anche noi contestiamo in virtù di atti pubblici, come questo, molto lampante, tra l'altro questo è come se fosse un atto pubblico, dove, come potete vedere, la servitù di pascolo, nelle mappe, nei cosi catastali, non c'è mai. Va bene, qui vedete una riga, questo è un registro, è una copia del registro che è depositato nell'archivio di Stato, e che tra l'altro c'è un'altra cosa importante, voi vedete qui, parla del direttorio, indice del direttorio, cioè significa che queste particelle catastali, ma che allora si chiamavano mappali, avendo un numero qui sulla riga del direttorio e non dell'utilista, significa che erano tutte proprietà private. E quindi questo, ma anche insieme a altri atti pubblici, sono la prova che su quei terreni non c'è il demanio collettivo. Per i terreni rimasti vincolati e per i cittadini ancora coinvolti, può costituire una possibile soluzione l'esito dei ricorsi. Come ci ebbero a dire in regione, vediamo quale sarà l'esito, potremmo estenderlo anche agli altri. E naturalmente per fare questo però è necessario spingere e promuovere e sostenere questa azione politica, invogliarla in questa direzione. Per cui noi cittadini, alcuni costituitisi in un comitato insieme ad alcuni agenti immobiliari che hanno subito dei danni enormi da questa vicenda, abbiamo promosso una petizione, il cui testo potete leggere anche andando su questo sito, e anche i punti di raccolta o sulle stesse agenzie immobiliari trovate sulle vetrine, viene a sottoscrivi la petizione, oppure appunto tutti i punti di raccolta sono indicati all'interno di questo sito, o come il nuovo punto di sottoscrizione che è nel cuore del problema in via Nicola Mori, cioè dietro il punto di acqua e sapone che insiste a via Petronenni. Ebbene, potrete firmare questa petizione che è rivolta non solo ai cittadini coinvolti, ma a tutta la comunità civilchiese, perché quello che è successo è incredibile, è di un'ingiustizia inaudita, è un danno economico che è stato inferto a tutta la città, a tutti i civilchiesi, e che non sarebbe dovuto esserci. Per cui è necessaria una risposta da parte di tutti i cittadini attraverso una sottoscrizione di questa petizione. Grazie.